Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ciao! Scusateci per l'assenza, ma abbiamo avuto da fare parecchio. Oggi Anna è in alta uniforme, come potete vedere, e faremo la keto pizza. Keto pizza perché stiamo cercando di abbassare i carboidrati che assumiamo in modo da smaltire un po' di... Trippa. Esatto. Visto il susseguirsi di puntate che abbiamo fatto, che abbiamo provato le schifezze inglesi e adesso ci siamo messi in forma, facciamo sempre ginnastica al mattino, prendiamo una dieta, Non siamo, non siamo proprio strettamente no. keto 100%, Cerchiamo di però abbassare i carboidrati e di esatto. mangiare un po' più proteine. Benissimo. Adesso Anna, illustraci gli ingredienti di questa pizza speciale. Allora, chiamarla pizza per un italiano diciamo che è un po' un abominio, però il risultato finale è molto simile e anche il gusto diciamo che si avvicina. Che cos'è una keto pizza? È semplicemente ha la forma della pizza, ha sopra il formaggio, ha sopra il pomodoro, però la base viene fatta con impasti che non contengano farine, farine per eliminare completamente i carboidrati e quindi non dare picchi di insulina. Come è fatta la base della keto pizza? Andiamo a vedere gli ingredienti che sono sul tavolo. Abbiamo mozzarella grattugiata, sono 2 tazze americane, 3 quarti sempre di tazza americana di farina di mandorle. E poi, questa è la mia variazione personale, si trovano mille di queste variazioni. Ho messo della fibra di psiglio e dell'origano. Dopo andiamo a sciogliere la mozzarella, a combinarla insieme alla farina di mandorle e a questi altri ingredienti. Vi assicuro che il risultato viene esattamente come una crosta sottile di pizza. Io adoro. Andiamo ad aggiungere anche 2 cucchiai di Philadelphia. Di questo tipo di base ne esistono di tanti tipi, c'è chi la fa anche con le uova, che a me già mangiamo abbastanza uova, non ci piace aggiungerle anche nella crosta della pizza. C'è chi la fa anche con il cavolfiore, a me non piace il cavolfiore, quindi non la faccio col cavolfiore. Poi se ne trovano comunque molte altre. Questa è la mia preferita a livello di consistenza e di gusto neutro. La differenza di questo impasto rispetto a, per esempio, quello col cavolfiore e le uova è che la mozzarella va sciolta prima. Anche un pizzico di sale alle erbe non è male. L'unico sale che usiamo è questo qui. Ovviamente i curiosi non mancano, vero Pila? Ecco, è finito il formaggio. Dovremmo farlo in più volte. Anna sta grattugiando il Red Leicester. Questo Red è Leicester. un formaggio che a me piace. So che per un italiano magari gli sembra strano, però È non buonissimo. è finto, questo è un formaggio vero. Poi la mozzarella è Mozzarella sciolta. sciolta. Cosa facciamo con la mozzarella sciolta? Ce la mettiamo insieme agli ingredienti secchi. Un momento. Sulle mandorle. Mandorle. Il sale, le erbe e la fibra di psiglio. Poi la parte più secca, la gioia, è quella di mangiartela. Esatto. Teniamola riraffreddare. Facciamo la seconda parte. Vai Marco, 3 minuti 3 circa. minuti, scotta! Ok. Il degustatore ufficiale del formaggio. Lui è chef, era chef prima, Adesso è gourmet, adesso è gourmand. passato addirittura a gourmet. E dopo si inizia ad amalgamare la mozzarella con la farina di mandorla il meglio che si può e si procede anche ad impastare. L'effetto finale sarà proprio simile all'aspetto di un impasto vero e proprio, come consistenza. Ed è buonissima.
Sì, non si direbbe, io ero scettica come su tutte le cose, io sono una persona che... Allora, non mi lascio limitare dai miei no, ossia quando non conosco una cosa non vado a dire a priori no, io devo provarla, non posso farmi fermare dai miei limiti mentali. Noi una pizza così di solito la facciamo ogni sabato o ogni venerdì, dipende. Sì, anche perché la sera, per esempio, non influisce sui tassi degli zuccheri nel sangue, non avendo carboidrati. Esatto, quindi non ti appesantisce, dormi bene Esatto. e fa bene, tra l'altro. E un'altra cosa importante che è velocissima da Sì, non preparare. c'è lievitazione Non hai poi in lievitazione, volta. non devi aspettare tempi lunghi e costa anche poco. Costa relativamente poco, come una Sì, pizza. cioè rispetto a quella che prendiamo noi da sport di Pizza Hut, che non abbiamo più preso da quando abbiamo iniziato a fare questa, con un cambiamento della salute notevole. Infatti siamo più magri, più snelli. Di solito questa ce la pappiamo noi. Se non mi ustiono una mano. Io mi chiudo una mano, mi sicuro. Vai piano, le punte. Guardate che bella che è questa pasta. Ah. Ascolta, state attenti. Ecco, ho messo altri pochi secondi in microonde il piatto e questo è il premio per la Anna. Che buona! Come sta venendo la pasta? Guardate che bella! È per due pizze, vero? Adesso si può procedere a stenderlo. Il metodo migliore è avere due pezzi di carta forno e metterlo a metà e procedere. Ok, adesso basta stenderlo. A noi piace sottile, quindi tiriamo fuori il fuoco. Andiamo a condirla e metterla in forno. Anche la cottura, come la stesura e la preparazione, è veloce. Non c'è una vera cottura da fare. Forno già caldo e va infilato e via. Esatto. Poi se ci sono delle scucciture potete riaggiustarle. Sì, fai un po' il bordo. Cucchiai di pomodoro, due cucchiai in questo caso. A me non piace tanto il pomodoro sulla pizza, quindi ne metto poco. Io sarei di più per le pizze bianche. In questo caso con questa crosta non mi dispiace un po' di pomodoro, ma non tanto. Logicamente potete usare mozzarella, a me piace questo perché è più gustoso. La pizza formaggiosa. Infatti a me l'unica cosa che piace della pizza in realtà è il formaggio, quindi sono a posto, è fatta per me. Questa è per la prossima. Circa 5-10 minuti. Questo è il risultato finale. È uscito dal forno, è croccante, è sottile come piace a noi. Finalmente se la si può godere. Al bordo croccante lo stesso. Fantastico. Poi chiaramente ognuno si aggiunge quello che vuole, magari una fetta di prosciutto. Per esempio io ci metto sempre un po' di aglio perché a me piace tanto. Peperoncino.
Amici, la pizza era veramente deliziosa e adesso Anna, eccola qui, e ha preparato anche un dolcetto al volo, keto, che però è una ricetta segreta. Adesso questo, e non ho neanche fatto tempo di prendere la telecamera e filmarlo perché è già pronto. Ci vogliono 5-10 minuti, ma il microonde adesso sono le cose. È ancora scottante, qui abbiamo già preparato il tè, da buoni inglesi, noi non prendiamo il caffè, quindi siamo passati al tè. Non lo prendiamo neanche più. Non abbiamo proprio preso neanche mezzo caffè. Wow! Che profumo di... È un tortino in pratica. Un tortino. Che meraviglia. Sembra un Pac-Man. Qui, se uno vuole, potrebbe anche scioglierci un po' di cioccolato bianco. O panna. Con la panna sarebbe buono. Eccoci davanti al mitico tortino che ha fatto la Anna in 10 minuti neanche, tortino 100% keto, e il nostro bel tè. Sì. E ragazzi, trovate sotto in descrizione un link dove noi abbiamo comprato e usiamo questo link proprio per le nostre ricette keto, e che ci stiamo trovando veramente molto bene. E... Proprio piena di cacao. Ecco, questa puntata è andata un po' così perché per cambiare, giustamente, vi stiamo facendo anche vedere cosa stiamo facendo e cosa stiamo mangiando ultimamente, che ci stiamo, diciamo, depurandoci da di tutto il nostro passato di assaggi vari, e anche perché ci stiamo mettendo in forma e stiamo facendo esercizi al mattino e abbiamo completamente rivoluzionato la nostra dieta, si sta veramente molto meglio, si dorme meglio. Sì, senza togliersi però le cose buone, sono state inserite lo stesso. Buono! Noi ci vediamo alla prossima puntata, seguiteci in Instagram, se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, questo ci aiuterà a crescere. Siamo un po' meno presenti ultimamente perché stiamo facendo anche altri progetti, altri, diciamo, lavori. Sì, noi non siamo mai fermi. Abbiamo troppe. Abbiamo avviato uno smart working a testa, quindi abbiamo due lavori separati, due cose. Rendite passive. Esatto. E in più adesso Anna continua a lavorare da casa. Sì, continuando a lavorare, stiamo continuando a rendite. Io ho ricominciato a pieno ritmo a lavorare in azienda, però sto provando anche in questo progetto, quindi è per questo che siamo un po' assenti. Bene ragazzi, grazie mille di essere passati e trovarci, noi ci vediamo la prossima volta. Un secondo che Anna manda giù. Sì.